affrontiamo un avversario che secondo me è una delle squadre che gioca meglio nel nostro girone. Non dobbiamo farci abbagliare dalla classifica, è una squadra giovane, veramente bene in campo e infatti ha messo in difficoltà chiunque. Anche l'ultima partita contro la Reggiana, che sta dominando il campionato, è andata in palese difficoltà contro il Grosseto, così come lo sono andate tutte le squadre che hanno affrontato. Quindi servirà un Teramo di grande attenzione, di grande sacrificio, perché ci saranno dei momenti della partita in cui secondo me andremo, mi auguro di no, ma andremo in difficoltà e dobbiamo saper difenderci in blocco, perché se no riescono a farti girare, a farti correre. Siamo penalizzati, ma come lo sono tutte quante, se andate a vedere le rose, in ogni squadra mancano 5, 4, 6, 7 calciatori, ma perché è un calendario che è fisiologicamente impossibile recuperare dagli impegni, perché noi abbiamo giocato sabato sera, oggi facciamo la trasferta, giocheremo domani sera, ma poi sabato risiamo nuovamente in campo e noi a Teramo torneremo il mercoledì mattina, perché giochiamo domani sera alle 9 e quindi anche con il Cesena saremo a rischio, perché poi vanno considerati non solo gli stress della partita, no? Proprio un impegno fisico, ma anche i viaggi che non aiutano, sono sempre viaggi di 4, 5 ore, 6 ore, che quindi il recupero è molto più complicato. Quindi insomma dobbiamo tutti quanti fare di necessità virtù, e sapersi adattare alle difficoltà che questo calendario ci mette di fronte.